ti portiamo appresso problemi atavici che non sappiamo risolvere, disoccupazione, mezzogiorno, sanità, debito pubblico, la Salerno, Reggio Calabria, da noi un problema come un diamante e per sempre. Non se ne esce, siamo un paese di pazzi, un paese dove la disoccupazione aumenta in modo esponenziale, oggi trovare un lavoro è difficilissimo, ti rendi conto, basta vedere i comici che sono in cartellone, sono così tanti comici, perché aumentano i disoccupati? Non esiste più un'occupazione a tempo indeterminato, è tutto flessibile, elastico, precario. No, ormai un contratto di lavoro non te lo fa più nessuno, quando firmi qualcosa ti lanciano un disco orario, siamo tutti a scadenza, come lo yoga. Oggi per trovare un'occupazione a tempo indeterminato devi diventare papa. Il resto scricchiola, flessibili, elastici, interinali. Assunti a progetto. Ma come fai a assumere un operaio, un impiegato a progetto, che sono lavori di metodo, di routine? A progetto si può assumere, dico per dire, un sicario. È un lavoro. Un porno divo, quello lì. Sia il precario che il porno divo, entrambi lavorano di pistola, finito il progetto, un bel bidet a casa. È il ministro del lavoro, dell'economia, che sta rendendo i lavoratori sempre più flessibili. Posso un modello di Emilio Fede, cioè subito pronti a mettersi a 90 gradi. Un mondo incredibile. Un mondo dove i soldi non bastano mai, tu facci caso se con una briciola del tuo stipendio vuoi investire in qualche fondo obbligazionario, azionario, mercenario, filo ferro tranviario, non ce n'è. Il misero tasso di interesse che ti danno è polverizzato dall'inflazione. Quando va bene, va proprio bene bene, prendi l'1%, l'inflazione non è 4, 5, 6%. Tanto che io ho detto al mio broker finanziario, ho detto, senti, investiamo tutto nell'inflazione. E il titolo con la percentuale più alta. E allora io che credevo che l'inflazione fosse un dato rigido, algebrico, matematico, e quella roba lì, punto e basta. No! Quando si gioca con la lingua, quando il calambur vince sulla sostanza, ti spiegano che c'è un'inflazione reale e un'inflazione percepita. Cioè c'è un'inflazione reale che è quella. Poi c'è una che tu ti limiti a percepire. E come? Se per provare la temperatura ti infilassero un termometro e tu percepissi una mazza da demo. È curioso. Non è incredibile. Soldi non bastano mai. Tu guarda cosa costa la benzina. La benzina costa un jackpot. Cioè il prezzo del petrolio, oscilla. Il barile di petrolio. Una volta è $60 al barile. 80, poi scende a 70, sale a 100. Quanto cacchio costa un barile di petrolio? Sai che non si sa? Che poi il petrolio costa quello che è sempre costato. Aumenta il costo dei barili. Ma è vero. Perché li fanno a mano. La tecnica del decoupage oggi costa l'ira di Dio. Ma ti rendi conto che mondo è questo? Allora i paesi importatori di petrolio, noi, chiedono seriamente ai paesi esportatori, all'OPEC, oh, tiratene su di più di petrolio, che il costo si abbassa, perché più ne tiri su e meno costa. Questo è un discorso che dal punto di vista della logica non fa una grinza, ma non è così. Per dire, il mio portinaio doveva rinnovare dei biglietti da visita. Dato dal cartolaio ha chiesto, cioè, quanto costano? Ha detto, guarda, se me ne fai 100 costano 10 centesimi l'uno, me ne fai 200 mi costano 0,50 centesimi l'uno, me ne fai 300 sono 0,20, cioè
dice il cartolaio al portinaio, più ne fai, meno costa. Dice, quanti ne vuoi? E dice, vai, tu continua finché non costano più un cazzo. Però non è così. Non è così. Tant'è che adesso il mio portinaio è pieno di bigliettini della vita, non sa cosa farsene, ma soprattutto non sa come cacchio pagarli. È un mondo che gira al contrario, un mondo fra l'altro rimpicciolito, perché siamo in piena globalizzazione. Il mondo una volta era il mondo grande, no? Adesso il mondo è tutto qui a portata di mano. Tu pensa, Colombo, non il tenente, Cristoforo Colombo, per arrivare alle Bahamas ci ha impiegato 71 giorni, 71, cioè quasi 2 mesi e mezzo. Oggi, globalizzazione, in meno di 6 giorni sei lì alle Bahamas. 5 giorni di passi alla Malpensa, 9 ore di volo, e il mondo diventa più piccolo. È la globalizzazione, tutto collegato, tutto in contatto. Vedi che crolla una borsa, crollano tutte le borse, birilli, c'è la svalutazione in Oriente dove crollano le borse in Occidente. Cioè, che cazzo abbiamo fatto? Siamo qui tranquilli, regniamo a teatro, vedi, magari in un momento così si impenna il Nasdaq, si mette il pire, volta lo streamer, sbarella il Mittel, parlo. E tu magari sei in tête-à-tête vis-à-vis il Desac con la tua, anche il tuo titolo, e sei costretto a sospendere la seduta per il cesso di rilascio. Capisci? È un mondo molto curioso. Tutto collegato, molto piccolo. Oggi se Putin ha emorroidi, a Obama gli brucia il culo perché il mondo è piccolo. Mondo incredibile, tutto collegato, in un attimo comunichi tu, internet, ti dà l'idea di questo mondo diventato veramente un niente, un cortile, no? Pigi un tastino, tac, sei a Sydney, tac, un tastino e sei a Città del Capo, cioè hai il mondo in mano, e adesso studia e studia, ce l'hanno quasi fatta per internet, a breve uscirà un software sofisticatissimo, grazie al quale si potrà addirittura comunicare col vicino di casa, perché... Non costretto. Tu navighi nel mondo, sei anche che cazzo c'è in sotto. Allora si sta tutti bene, perché sposti le cose con la forza del pensiero. Mi spiace per Cristiano Malgioglio, ma veramente. Invece no, io mi sono documentato per la serata che dovevamo fare, perché era giusto presentarvi qualcosa, ma guarda che questo mondo è veramente, perché siete coinvolti in questo, allora siccome carta canta, e c'è un mondo così, appunto scartabellando un po' i dati ufficiali, il 70% della popolazione mondiale vive con mezzo euro al giorno, guarda che incredibile, le materie prime dei paesi poveri sono pagate dall'Occidente la metà rispetto a 20 anni prima. Soltanto il caffè glielo pagano già dei caffeinati. Una mucca del Texas becca il doppio dei finanziamenti di un contadino dell'Etiopia. Guarda che incredibile. Fuggito un mezzadro dall'Etiopia, in America, anziché dichiararsi prigioniero politico, si è dichiarato mucca. Cominciato a lucire. L'ho rispedito io perché facevo poco latte, però è arrivato a casa con 2 occhiaie da paura. Mondo incredibile, ci affanniamo a cercare mondi diversi, siamo fatti veramente strani, pieni di contraddizioni. Andiamo a cercare, per dire, forme di vita su Marte quando già ci stanno sul cazzo gli albanesi. Guarda che incredibile. Mondo di pazzi, mondo completamente assurdo. E sai, però siamo su Marte perché ci si allargano, si viaggia, si vola, no? Tutti, dall'altro.
basso fortezze tecnologiche, poi scorreggia il vulcano in Islanda, tanto fermo. Eravamo così forti, il mondo si paralizza e siamo su Marte, fantastico. Tanto c'è acqua su Marte, quindi ci sono, si pensa forme di vita, certo non la vita che intendiamo noi, cioè, non so, Mercurio con le squame, forme di vita elementare, bombe, schifane, cioè forme. Trabiccoli che viaggiano su Marte, sai quanto sono su questi trabiccoletti, questa tosa erba che girano su Marte? Costano 400-500 milioni di dollari l'uno. Cioè macchinette che si muovono sulla superficie desertica in forme, in cerca di forme di vita approssimative. Quando probabilmente sarebbe bastato una jeep per portare 400-500 milioni di dollari su altre superfici più o meno desertiche, con forme di vita approssimative. Penso all'Etiopia.